L'idea parte ancora prima che dal tessuto, dalla stoffa, quindi dal materiale, dall'idea di vestito. È vestito come una sorta di divisa, di uniforme. Ho preso degli abiti che non erano solamente miei, ma li ho mescolati con abiti di altri miei amici, amici ai quali appunto ho chiesto di darmi un loro abito che in qualche modo li rappresentasse e che poi successivamente è stato distrutto e assemblato, cioè tra di loro questi vestiti sono stati assemblati per creare una corda, quindi una sorta di cordone, di gomena emotiva, diciamo, tra una cosa che simboleggiasse un rapporto. E in questo senso la mia idea era quella di restituire da un punto di vista poetico quella che è l'essenza di un abito, soprattutto un abito che viene vissuto in maniera costante lungo il corso della vita. All'interno del negozio questo cordone viene fatto scendere dal soffitto quasi come fosse una liana, e qui torna magari un elemento naturale, se vuoi, del mio lavoro, quindi c'è questo, ha quasi un salice, diciamo, concedendosi una licenza poetica, c'è questa cosa che piange dal soffitto, e l'idea era di riportarlo poi a un'azione che è stata quella di utilizzare questa corda in precedenza per salire dalla strada al mio soffitto che sta al terzo piano nel centro storico di Vittorio Veneto, quindi in qualche modo era l'idea di tornare al lavoro molto, molto semplicemente. E indubbiamente un altro aspetto molto forte è il fatto che io abbia deciso che questo non era semplicemente un oggetto, non solamente una cosa che rappresenta qualcosa, ma è un oggetto che viene utilizzato, diventa una scultura legata a una performance, legata ad un'azione. Il rapporto con Zegna è soprattutto nella scelta del materiale, a maggior ragione nel momento in cui parlo di vestito come estensione in qualche modo della persona, no? Come modo anche di riconoscersi. Questi movimenti delle macchine, quindi questi turbini concentrici, molto molto anche duri rispetto invece al materiale che usano loro, così leggero, prezioso, che ondeggia, sinuoso. E quindi in qualche modo credo che la prima affascinazione sia stata veramente per il movimento della stoffa che sale. Ricordo in particolar modo questo macchinario che sollevava dei lembi di stoffa bianca e nera stampata, molto molto leggero, che sembrava un cobra quasi che si alzava e accennava quasi questa danza. Direi che questi sono stati per me gli elementi basilari dal quale sono partito per concepire l'opera.